sensazioni, la lettura della partita è stata quella giusta. Il Benevento, c'è stata una fase in cui ha messo iniziale, sotto la Salernitana, ma nel momento peggiore la Salernitana è riuscita a raddoppiare con una ripartenza. Roberto Guerriero. Sì, con Luciani, uno dei protagonisti di questa partita, spiegaci. Le lacrime a fine gara, l'abbraccio con Susini, c'era la tensione di un inizio stagione che era stato fin qui è stato fin qui negativo. No, ve lo dico quello che gli ho detto. Si sono arrabbiati per l'ultimo colpo di tacco che ho fatto, che tra parentesi avevamo quasi perso palla, e gli ho detto: mi avete voluto così, mi tenete così, io sono questo. Come si dice a Roma, avevi sbroccato. No, io non sono di Roma, sono di un paese. Vabbè, siamo ricordo... però mi hanno sbroccato, però siamo forti e i nostri tifosi si meritano questo e lo volevamo con tanto cuore. Il valore di questa vittoria? Il valore di questa vittoria è il lavoro del sacrificio che noi facciamo tutte le volte. Purtroppo abbiamo affrontato un periodo in cui non ci riuscivano determinate cose e mister Sandero è stato perfetto in tutte le cose, però purtroppo nel calcio si sa, paga l'allenatore. Noi lo ringraziamo con tanto affetto e con tanto cuore perché lui ci ha dato veramente tanto e ci ha fatto capire veramente di più che cosa vuol dire giocare a Salerno. È tornato Perrone, siamo contentissimi, come cioè, no, eravamo dispiaciuti perché l'avevamo lasciato, però l'abbiamo accolto a braccia aperte come sempre. Ben tornato mister. Due partite casalinghe adesso, la possibilità davvero di dare il volo verso l'alta classifica per la Salernitana? Ce la metteremo tutta, lo sapete che come sempre noi diamo il 100% in ogni partita e come negli allenamenti. Adesso affronteremo il Grosseto che conosciamo a metà perché non è esattamente la stessa squadra che abbiamo affrontato in estate. Loro hanno cambiato molto, ma noi anche abbiamo fatto nuovi acquisti e siamo fortissimi e continuiamo così perché siamo veramente un bel gruppo e siamo tutti uniti fino alla fine. In conclusione, col numero 3 avversario, che cosa è successo? Vi siete beccate di santa ragione negli ultimi 20 minuti? No, sono cose che succedono e purtroppo il calcio è questo, loro hanno perso in casa, i tifosi loro non sono molto contenti e purtroppo è così. Un'ultima cosa, dedico questa vittoria a mie due zie, le sorelle di mia mamma che so che mi seguono sempre anche grazie a voi. Niente più colpi di tacco però, eh? Sempre colpi di tacco, se dobbiamo vincere per i colpi di tacco miei allora ben vengano. Roberto, sì, D'Angelo. Fai i miei complimenti a Luciani. Io li faremo, ok. Bravo, fai qualcosa ogni tanto. Però grazie, ci provo. Allora, si chiude